Il tema per quest'anno della 49ª edizione del Festival di Stresa è visioni. Visioni più dal punto di vista dell'accezione di chi è visionario, di chi ama sognare, di chi ama fantasticare. E in genere il visionario è anche una persona che sa anche comunicare le sue visioni, non le vive solo in proprio, chiudendosi nella sua torre d'avorio. E quindi, secondo me è importante oggi riaffermare questa verità. Bisogna sognare, bisogna avere la capacità, partendo dalla realtà, di saperla trascendere e poi sapere raccontare queste cose. E penso che una maggiore capacità narrativa, possa aiutare proprio anche da un punto di vista sociale. Quindi un festival non ha soltanto un compito artistico, ma anche un compito di creare un equilibrio sociale, ha una grande valenza politica nel senso di polis alla greca, quindi è importante che un festival non sia soltanto una serie di concerti, per quanto belli, ma che possa lanciare anche un messaggio, soprattutto se è utile oggigiorno. Meditazione in musica è stata un'idea nata 10 anni fa e non è nata come meditazione in musica, è nata come progetto di fare le suite di Bach per violoncello solo. E poi abbiamo meditato la possibilità di offrire al pubblico delle occasioni dove la musica all'interno di certi luoghi come l'eremo di Santa Caterina del Sasso, come la Chiesa Vecchia di Belgirate, come la Rocca Borromeo, come la Chiesa di Madonna di Campagna, potesse, cioè il luogo e la musica potesse aiutare più che a meditare, a fermarsi e ascoltando guardarsi dentro, perché nella vita frenetica che viviamo mancano questi tempi, manca il tempo del fermarsi senza fare niente, niente che ci disturbi, solamente soli con noi stessi, ascoltando e godendo la bellezza. E noi tentiamo di fare questo ed è talmente apprezzato che le meditazioni in musica sono sempre molto seguite, molto attese e anche questo è un segno, cioè noi cerchiamo di coprire un buco all'interno della nostra vita, un ambito che è l'ambito del, come ripeto, del fermarsi e avere il coraggio del silenzio e del non fare nulla, nulla da un punto di vista fisico, no? Attivo, ma solamente fare un lavoro invece che è un lavoro di introspezione. E questo avviene, diciamo che le meditazioni in musica aiutano proprio per la bellezza dei luoghi e per il repertorio che andiamo a presentare.